velodromo di Montichiari. Oggi è l'11 febbraio 2009, dicono che è il più importante velodromo d'Italia, uno dei più grandi d'Europa, sarà pronto e inaugurato a maggio. Si trova vicino al Pala Giorgio di Montichiari, dove gioca l'Acqua Paradiso Pallavolo di Serie A1, un complesso costato ad oggi costerà 15 milioni di euro circa, nel 2000 costava credo 2-3 milioni di euro, per cui quadruplicato, quintuplicato il costo, ma al comune di Montichiari non doveva costare quasi nulla, dovevano mettere a disposizione solo il terreno. Invece oggi al comune di Montichiari costa circa la metà dei 15 milioni di euro, e per cui ci sono grosse polemiche in ballo. Verrà inaugurato a maggio, quindi alla vigilia delle elezioni amministrative che sanciranno anche il cambio del sindaco dell'amministrazione comunale di Montichiari, poiché il sindaco Gian Antonio Rosa ha finito i suoi due mandati e questo velodromo nella prossima campagna elettorale sarà uno dei fiori all'occhiello della contestazione politica. Ecco, qui abbiamo a nostra destra il Pala Giorgio, e comunque ritorneremo ancora sulla questione. Questo si chiama velodromo della provincia di Brescia, non c'è solo il comune, ma c'è anche naturalmente la provincia di Brescia e il CONI.